Allora, benvenuti a questo nuovo episodio a carina con il Palermo Super 2020. Allora, in questo episodio dovevo giocare contro Salernitana di Milano, ma è accaduto un imprevisto. Ci abbiamo già giocato, abbiamo vinto 2-1. Ho vinto 4-2 simulando il Toblerone e vinto 3-0 infine contro il Crotone giocando. Ah, vi ho fatto vedere anche il mio nuovo stile di gioco, che non è nuovo, è il mio solito stile di gioco, soltanto quello che utilizzavo prima era stile di gioco che aveva insegnato Gio e mi aveva detto di farsi pratica perché mi sa che era meglio, abbiamo visto e non mi sono trovato bene, quindi sto tornando ad usare il mio stile di soco. Io ho detto che il mio stile di soco come prima punta serve uno alto, minimo 1,85, deve essere 1,71, poi è troppo forte in piedi, quindi per questa è la prossima stazione che otteniamo. Poi fra 2 stazioni avremo una prima punta alla Lukaku, non sa mai Lukaku perché non credo se la faremo economicamente, anche se con base disastrosa io ho trattato Donnarumma e Zaniolo in Serie B, quindi chissà. Se magari la prima stasera in Serie A, se non la prima, la seconda, che lottiamo per te in Europa League, non possa portare Romelu Lukaku. Comunque, perché allora lo sto spiegando tutto questo episodio e voi non avete visto nulla di ciò? Ho provato a fare la registrazione a cassa, cioè che registra lei stessa, così che la qualità del video fosse migliore, nonché però ho poi scoperto di essere connesso a PlayStation Network per prendere le clip video. E io non sono connesso a PlayStation Network, la metto online se l'ho con la Nintendo e quindi siamo ritornati alla nostra normale registrazione. Con io che ho paura che il telefono cadi, con voi che non vedete molto bene, però questo è. Ho provato a darvi contenuti migliori, ma nulla di fatto. Non è stato possibile farlo. Quindi ora vedete anche sono terzo in classifica, o almeno spero che lo vediate, con 46-46 di Le Christmas, che sta perdendo tutte. Il Benevento sedicesimo, molto bene, ok. Comunque, vi ho anche detto che tra lo Spremonese fino a noi tutti posso arrivare al terzo posto, quindi non è chiuso il discorso qualificazione. Rialzo anche un po' il volume, così che sentiate anche la musica, perché non fa male sentire un po' di musica. Infatti io avevo abbassato il volume proprio per la registrazione a cassa comunque. Mettiamo noi, vediamo che maniamo. Allora azzurra, noi rosa, vai. Sei in casa, sotto la maglia di casa, no? Comunque, visto che non posso fare registrazione a cassa, allora ho deciso che questo episodio lo desistro ora, questo episodio in poi io lo editerò il video. Ora, allora, un attimo.
Muraschi. Perché stai andando di qua, Muraschi? Devi fare solo finta di andare di là, eh? Comunque. Blas! Di un soffio sopra la traversa. Pirello, anche a scorsatita, molto molto utile, Pirello in difesa. Quanti anni ha? 24, anche se questo potrebbe diventare un piedistrallo della nostra difesa, se fa queste cose a china. Poi se ha servito una realtà completamente differente, poi se Tevez non sia più tanto bravo in piedi, Pirello non recupera più niente e noi scendiamo al 20° posto. Però speriamo di no. Speriamo che so che ho tutti più o meno me soccano qua in Serie B. Carlos! Ed è Carlos Tevez, a te forte nei piedi. E io sto premendo le sostanze, eh? Ok. Adesso Gunnarsson, che io non sapevo avere in squadra lo scorso episodio, poi purtroppo ho messo tutte le difese e le buone cose, però non è ai livelli di Pirello Gunnarsson. Cosa è anche cambiabile, anzi cerchiamo di sostituirlo per la Serie A. Comunque arriveranno anche i soldi dalla Serie B, quindi. Blas. Belle soccate Blas per Muraschi. Ha visto Zaniolo, gli abbassa, Zaniolo, scatta, niente. A casa Zaniolo, non sei solo in aria, Zaniolo. Che, trovato qualcuno in aria, se che passa la Carlito, se in realtà arriva a Santoro ed è meglio così, 2-0, Palermo. Tevez. Zaniolo. Dai, voglio anche il gol di Zaniolo, il capitano. No! Sarebbe stato bello il gol del capitano, no? Sarà qua il secondo tempo. Può ancora venire. Scorri per la prima volta nella tua vita. Niente. È rimasto lucido, era centrale. Cucco, a te sesta squadra sta a meno 2 punti, è da noi. Li stiamo battendo, però sarebbe utile non palessarsi neanche e terminarsi comunque la nostra vittoria, sta partita. Cazzo d'anno, vuol dire la frappresa Donnarumma, sì. Anche altro se non vi ho detto, che vi avevo detto lo scorso episodio, che io ho voluto rimanere Donnarumma a mestiere di portiere offensivo perché e sostituire di Soco e voglio dargli una possibilità. No, Pirello. Rosso, lo so, da rosso. Susto. Lo dovevo fare. Dovevo fare. Espulso Pirello.
Ma dovevo fare. Dovevo fare che la segnavo. Buttiamola lontano. Stabilisci tre. Ok, così è. Ok. Ho detto a tutti di farsi più avanti. A te, persone, che se arriva di testa. Zaniolo. Tevesmit. Non potevo scattare o Tevez perché lui non avrebbe mai scattato. Zaniolo? No, non devi Zaniolo. Bellusi. Donnarumma voglio buttare lontano. Ma dai, la butto qua, dai. Sei una stra perdita di tempo. Che sia utile, sia utile. Cos'è? Non ho visto niente. Ok. Cioè, la nostra arte di Iaga sono tutti loro. Vai Zaniolo, vai Zaniolo. No, che brutto errore. Che brutto errore, capitano. Ma io la so cosa è che ho paura del loro possibile gol. Sì, loro fa il pallonetto, non fa niente, forse è meglio così. Doppietta di Tevez. Sono anche alzato il labbro. Per la paura sbagliasse. Troppo forte ai piedi di Tevez. Abbiamo chiuso. Anche questa è vinta. Sì, qua è il cupo, ma se la faranno mai a farsi due gol. Uno, ma non due. Infatti, ecco uno. Invece no. Però su sta che non li voglio far segnare, la butto lontana, questa palla. No. Per non aver fortunato. Fa niente, manco solo 3 minuti di partita, io lo levo, non voglio rischiare. Ah, è vero, sta anche saltato l'uno e meno. Cioè, grandissimo è Torre. Ecco perché sono tutti loro, la nostra area di rigore, ecco. Ecco perché. Perché abbiamo un uomo in meno in difesa noi. Avrei messo un difensore in più, però. Magari levato Tevez davanti, però. Tanto è chiusa. 3-2, 3-1, non si cambia tanto. 3-1, meglio. Santoro e doppietta di Tevez, per loro San Marco. 7-0, un po' Tevez. E io non capisco perché sia durata 14 minuti sta scritta. No, ma dovrebbe durare sì. È troppo. Ma forse perché ho fatto tutte le spiegazioni iniziali. Con qualche idea. Qua. Sì, qua è inutile, ok, sì, qua. Detto avete visto il velo medio, ma sapete anche che appena saremo in Serie A. Io provo ad essere adesso a professionista. Come
Comunque Granada si chiede muraschi. Vero, non stavo facendo il fatto di tutti italiani, però. Riguarda possibilità di salire in Serie A, se io non voglio fare il regalo di rifiutare offerte ai muraschi. Poi se non dovesse essere Serie A, lo vendo. Anche che io posso trattenere 7 con i muraschi, dai. Serie B, 7 con i muraschi. Comunque abbiamo Cardi, bene, va bene. Voglio niente di qua, però Cardi e te, se mi fa una buona partita qua, lo metto in tolato, sti Bellussi, non si può proprio vedere Bellussi. Zaniolo non è nulla, non è fortunato, meglio, meglio sì. Vediamo le altre due partite, sono contro il Perussa, contro questa squadretta. La squadretta dov'è in classifica? Tutto blu e black, tutto blu e black e tersuccia, no? Io la so con il Perugia, comunque sta a 40 punti a meno 9 da noi e siamo con tutto blu e black. Allora, rossa per loro e bianca per noi, benissimo. Comunque io questo video lo edito, credo che editando comunque dura meno di 20 minuti, allora potrei fare qualche partita in più nel prossimo episodio. Comunque no, come l'avevi visto bene a Tevez. A Tevez è lento e basso, niente, se non avrebbe un tiro sì bello, se avesse un buon tiro però non fantastico come se l'ha. Io sostituirei l'anno prossimo. No, tiro troppo. Se stiamo qui con altre partite. Che a noi sta bene anche il pareggio, però una sconfitta no, ok? Sti Perussa. Che se sta scaldato tutto blu e blu, con tre russo abbiamo vinto, quelli stanno a meno 9 da noi. Bellissimo, per Zaniolo, per Tevez, ed è ancora Tevez a segno, troppo forte, troppo superiore alla Serie B, anche a 40 anni. Zaniolo, per Muraschi. Gunnarsson. Diamo senso, ok. Ora schi brutto errore. Vai Blas. Blas è veloce. Blas è veloce. Infatti, Blas sei bene, no perché? No, io non ti avevo chiesto a te, Blas. Non fai di testa tua, no? Tu è che sei veloce. Anzi, proprio perché sei veloce dovresti darmi più retta. Perché sei più indomabile. Comunque, muraschi. No! Tu era gol, se arrivava ai piedi di Blas. I segneri brutti, brutti errori, non mi stavo più piacendo a centrocampo. Accardi, ma fai terzino sinistro. E te, comunque, che ha cercato, l'ho detto, il fatto comunque il video XXL se quando faccio il calcio, però
che brutte giorni di pasta si stava facendo questo. Se troppo di evoluzione hanno prossimo. Muraschi se lo teniamo a stenere Santoro. Ma anche questo Gunnarsson, no? Gunnarsson, il signore Santoro se lo da cambiare l'anno prossimo. Gli altri io ovviamente li confermati, sta seduta bella stazione. Blas, Perzanione capitano, il capitano fa il 2-0. Tevez Zaniolo, Zaniolo Tevez, sono sempre loro a segnare. Accardi, passò struggente a Donnarumma. Accardi. Bellissimo Fiordilino, metti sei serato, mi piace a me. Fa niente, Fiordilino sta piacendo tantissimo su quella fassa. Donnarumma. E Bellussi. Gunnarsson, Muraschi, come se sta bevendo tutti i Muraschi, purtroppo se so a cui passarla, lui comunque sta per andare fuori, ma secondo il Santoro quello, per me quello è Santoro, non è che solo loro fanno errori su brutti, vediamo un po' chi è. Ma se quel passaggio, eccolo qua, è Gunnarsson, uno dei tre da cambiare, l'avevo detto. Tevez. Vediamo crossare con me. Ma, certo, te fai di meglio, però, no, non supera. Anche a sui allora, vabbè, fa niente. E avrà dato a che cazzo correndo volontario. Per fortuna qui Dio non abbia segnato, per fortuna, altrimenti si sarebbe rimasto a mare in bocca perché 2-0, 3-0. Comunque è una vittoria però. Si stacca a differenza reti. No, non penso che si arrivasse. Vai fare domani. Forse la nostra perdita di tempo. E ora lontana è giusta, ora se non vi sia bravo, me la spassata è buona, buona so. Che dovrebbe essere terminata, infatti è così. E vi siamo anche questa. Ora mi sa solo simulare con tutto blu e black. Con quel difensore là, no, non credo di confermarlo. Stacchiamo i Dele Christmas, non che abbia fatto male, eh. Quella pacchina si stanca, però Bellussi, Bellussi, Pirello e Piaffè di più come coppia. Pirello poi è intoccabile. Eccoli qua, quindi. Tubule black. La simuliamo questa rosa che abbiamo fatto vedere mettendo Pirello. Quindi capitolando. Quelli da Cabena l'anno prossimo saranno i Seniri, il mediano, Santoro, il settropista centrale e Gunnarsson, il terzino destro. Comunque, se state ai Fiordilino, in effetti sono quelli più bassi di Overall, però io non cerco di non guardare l'Overall, ma so come rendono il campo. Comunque, simuliamo e perdiamo contro te tutta classifica.
e dire Christmas ritorna al nostro paro. Cosa cerca di festa e ti si salva. Ok. Quindi in questo episodio è tutto, questa è la classifica, io direi che Pescara, Red Grey, Yellow Blue, Yellow Christmas e Palermo sia sopra questo terzo posto. Direi proprio di sì. Empoli e Chievo in Verona, campionato a parte, loro due lottano per il primo posto. Entrambi meriterebbero però. È solo per uno, il primo posto ovviamente, quindi questo episodio finisce qua, io vi saluto e salve.